Idealmente, la liturgia della parola domenicale ci aiuta a leggere la Bibbia, ci mostra il Vangelo nella sua continuità, ce lo propone come base essenziale e ci propone poi un'antologia di testi dell'Antico e del Nuovo Testamento con un salmo. È un ottimo pasto domenicale che ci aiuta a mangiare la parola di Dio, a nutrircene per crescere come cristiani. La Bibbia liturgica è un ottimo strumento di formazione della nostra esistenza cristiana. Imparare dai testi liturgici nella sua complessità lungo tutto l'anno ci aiuta a essere cristiani maturi, formati. Ci dà la conoscenza e la grazia per poter crescere. Le parabole che l'Evangelista Marco ci propone sono proprio parabole della crescita. È come un seme gettato nel terreno. Il contadino può dormire o vegliare, non serve che sappia come, di fatto quel seme produce, cresce prima. Spunta lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga e poi il frutto è maturo e viene raccolto. Il regno di Dio, continua Gesù, è come un granello di senape, è proprio piccolo, un puntino nero appena visibile sulla mano. Eppure una volta che è seminato diventa un ortaggio, diventa grande, più degli ortaggi, diventa anche tre metri di altezza, fa un bel cespuglio, gli uccelli del cielo vanno a rifugiarsi sotto le sue foglie. Queste parabole della crescita vogliono mostrarci il regno di Dio, cioè la dinamica con cui Dio regna nella nostra esistenza, attraverso un processo di crescita. Non è semplicemente la piccolezza che conta, è il fatto che il seme si trasforma e da piccolo che era in partenza diventa molto grande. L'immagine del granello di senape che diventa un albero grande che offre rifugio agli uccelli del cielo sembra che Gesù l'abbia derivata da una immagine del profeta Ezechiele al capitolo 17 ed è proprio il testo che ci è proposto come prima lettura, una specie di allegoria più che parabola in cui il profeta Ezechiele durante l'esilio in Babilonia vuole dare speranza al popolo deportato e parla di Dio che prenderà un ramoscello dalla cima del cedro e lo pianterà su un monte di Israele. Ha staccato un ramo e lo ha trapiantato, un virgulto dal vecchio albero riportato nella terra di Israele. Attecchirà? Metterà radici? Sì, promette il profeta a nome del Signore. Metterà rami? Farà frutti? Diventerà un cedro magnifico? Sotto di lui. Tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Gli uccelli del cielo sono immagine degli altri popoli. Il profeta pensa a Israele come un virgulto che cresce fino a diventare un cedro maestoso, che offre... Dimora a tutti gli uccelli del cielo, a tutti i popoli, è una apertura universalista della salvezza. Ma il profeta aggiunge ancora una immagine di Dio come giudice, il Signore è colui che umilia l'albero alto e innalza l'albero basso. Questa è un'altra immagine. Il popolo potente di Babilonia, che si credeva un grande cedro, viene abbattuto ed eliminato. Israele, che era un piccolo virgulto, diventerà nella pienezza dei tempi un grande albero, tale da riempire tutta la terra. Il Signore fa seccare l'albero verde e fa germogliare l'albero secco. È il Signore che entra nella storia e capovolge la sorte. L'immagine del giusto come un cedro ci è riproposta dal Salmo 91. È bello rendere grazie al Signore, è doveroso rendere grazie al Signore per quello che opera. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Se sono piantati nella casa del Signore, fioriranno, faranno frutti, saranno vegeti e rigogliosi, anche nella vecchiaia. Se le radici sono nel Signore, la vita prospera come un albero che cresce. La parola fondamentale di questa liturgia è la crescita. Dio interviene nella nostra vita per far crescere il regno di Dio, per farci crescere come persone, perché cresca la nostra amicizia con Lui, la nostra relazione, la nostra comprensione, la nostra umanità. La seconda lettura, nel tempo ordinario, è indipendente dalle altre. Lo schema che è stato progettato al tempo del concilio è quello di una lettura semicontinua di tutti i testi apostolici. In questo periodo dell'anno ci è proposta la seconda lettera ai Corinzi e ci viene proposta nei passi fondamentali di domenica in domenica eh, molte volte è artificioso cercare i collegamenti con le altre letture proprio perché non ci sono in partenza e il criterio di fondo non è stato quello di trovare delle letture coerenti in un insieme. Mentre il Vangelo e la prima lettura sono collegate, la seconda lettura va per la sua strada. Dal capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi ci è proposto un testo molto bello in cui Paolo parla della tensione verso la pienezza escatologica, verso eh, la vita eterna. Adesso, eh, finché abitiamo nel corpo, non siamo nella visione, siamo nella fede e tuttavia siamo pieni di fiducia e siamo contenti di andare in esilio dal corpo per poter arrivare in patria, per poter arrivare pienamente presso il Signore. Comunque sia, dice l'apostolo, non ho intenzione di scappare, non fugo nei sogni di un paradiso eh, che mi aspetta con impellente desiderio. Sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci impegniamo a essere graditi a Dio. Cerchiamo di crescere sia vivendo che morendo. Adesso c'è già questa vita con Dio. La pienezza è oltre. La nostra storia è una storia di crescita fino alla piena maturità di Cristo.